Il pediatra esperto in omeopatia può essere di aiuto alle mamme dei bambini che soffrono di allergia. E noi oggi chiediamo a Elena perché. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Come sapete, Elena insegna omeopatia ai medici, cioè è docente in una scuola di omeopatia. E questo video è nel filone dei video di omeopatia pediatrica. Parleremo di omeopatia a chi se ne interessa, a chi vuole utilizzarla o anche semplicemente a chi vuole capire altre possibilità di terapia rispetto a quelle che già esistono e che avete applicato e praticato. Dunque, la domanda di oggi è: parliamo di allergie. Cosa può fare il pediatra esperto in omeopatia per un bambino allergico? Per un bambino allergico può fare tante cose. Prima di tutto può cercare di alleviare i sintomi dell'allergia, quindi diciamo fare un trattamento in acuto dell'allergia. Premetto, i medicinali omeopatici possono essere utilizzati da soli, se possibile, oppure in associazione anche ai medicinali classici che vengono usati quando abbiamo dei problemi di allergia. Questo vuol dire che il bambino potrebbe anche essere già in trattamento con dei farmaci Assolutamente. per l'allergia e che un eventuale trattamento omeopatico non va in conflitto. No. Allora, proviamo a parlare, per esempio, visto che è primavera, di allergia primaverile, non so, il bambino ha gli occhi rossi. Allora, facciamo un esempio, un bambino che viene in ambulatorio perché ha molto molto prurito agli occhi, la congiuntiva rossa, le palpebre gonfie, fa fatica magari a aprirla al mattino senza avere quella secrezione gialla verde che ci fa pensare a una congiuntivite batterica. E io lo guardo, vedo in effetti questa situazione infiammatoria degli occhi, invece per quanto riguarda il nasino vedo un po' di scolo trasparente del naso, ma senza irritazione, qualche starnuto, niente di particolare. Qual è il medicinale omeopatico che più facilmente mi viene in mente quando ho una situazione di forte infiammazione e bruciore agli occhi? Eufrasia, l'avrete sentito nominare perché è un medicinale omeopatico che può far parte ad esempio di colliri, è un medicinale omeopatico che può essere dato anche per bocca, anzi di solito funziona meglio dato per bocca, è la cosiddetta l'erba dell'occhio, è una pianta erbacea che cresce sulle Alpi e che può essere utilizzata da un punto di vista omeopatico quando l'occhio è molto irritato e invece il naso è poco irritato. E se invece fosse il contrario, cioè che il bambino ha prevalentemente starnuti e gli occhi poco? Quando noi abbiamo proprio sembra un rubinetto aperto il naso perché continua a colare il naso di un liquido trasparente, ma è molto irritante questo liquido, quindi possiamo avere anche le crosticine oppure tutto rosso attorno alle narici. Invece gli occhietti sì, lacrimano un po', ma niente di particolare. In questo caso il medicinale da utilizzare per primo si chiama Allium cepa. Che cos'è Allium cepa? È la cipolla comune. Provate a pensare quando tagliate la cipolla, vi viene da colare il naso, no? Ecco, in diluizioni omeopatiche può essere utilizzato per dare beneficio invece a una situazione proprio di irritazione nasale e di rinorrea molto importante. E se invece uno ce le ha tutte e due, naso e occhi? Succede invece un bambino che ti viene in ambulatorio con gli occhi molto rossi, fotofobia, palpebre gonfie e nello stesso tempo starnuta di continuo, rinorrea irritante, ha molto prurito al naso e ha prurito anche al palato. Per cui con la lingua cerca anche di toccarsi perché è proprio una situazione molto acuta e molto invalidante. Allora, in questo caso il medicinale più indicato è ad esempio Sabadilla. Sabadilla è una pianta perenne che cresce soprattutto nell'America centrale, in diluizione omeopatica ci può aiutare in questa situazione. Quindi possiamo dire congiuntivite allergica eufrasia, rinite allergica Allium cepa, rinocongiuntivite Sabadilla. In tutte queste situazioni comunque c'è un'infiammazione, un edema importante, abbastanza acuto, no? Insorge rapidamente, abbiamo sempre Apis mellifica, che viene dall'ape intera, che ci aiuta in questa situazione di edema.
Chiaro, questo esaurisce un po', perlomeno è un bel accenno a quello che si fa in fase acuta quando il bambino ha sintomi. Dopodiché però il periodo dell'allergia è un periodo in cui si alternano, no? Delle fasi acute, delle fasi un pochino più di tranquillità. È possibile lavorare in termini generali per ridurre la suscettibilità all'allergia? Quando siamo in una situazione di allergia, siamo in una situazione di iperreattività delle nostre mucose, no? Congiuntiva, mucosa nasale, ma anche respiratoria, ad esempio, no? Questa iperreattività è dovuta a che cosa? A un'infiammazione che non dovrebbe esserci. E poi è dovuta anche al rilascio di istamina. Lo sappiamo tutti, con le allergie vengono consigliati classicamente gli antistaminici, cioè quei medicinali che bloccano i recettori dell'istamina, fanno in modo che questa venga rilasciata meno e quindi che crei meno sintomi, perché è proprio l'istamina che è responsabile di questi sintomi. L'istamina, per capirci, è quella che fa venire l'orticaria, che fa venire i ponfi, che fa venire il gonfiore alla pelle con prurito. Allora noi possiamo agire da un punto di vista omeopatico cercando di ridurre questa infiammazione. Con che cosa? Allora, lo sappiamo tutti che il medicinale classico, tradizionale, antinfiammatorio per eccellenza è il cortisone. Abbiamo in natura dei cosiddetti cortisone-like, cioè dei medicinali che hanno un'azione simile a quella del cortisone. Uno di questi, tra tutti, quello più conosciuto, si chiama Ribes nigrum. Cosa vuol dire? È il ribes nero. Allora, viene usato come? Viene usato questo in macerato glicerico, cioè le gemme, le parti più giovani della pianta di Ribes nigrum vengono macerate in alcol e glicerina, vengono macerati per 3 settimane e si viene a formare un liquido che poi può essere dato in gocce ai nostri bambini, e questo ha proprio un'azione simil cortisonica e quindi antinfiammatoria. Abbiamo anche dei cosiddetti antistaminici omeopatici. Non è bello parlare di antistaminico, in omeopatia è un modulatore dell'istamina. Ok, quindi è un modulatore della produzione dell'istamina. Allora, questi due medicinali sono Istaminum oppure Pumon Istamine. Sono due medicinali che vengono utilizzati in campi un po' diversi. Istaminum di solito quando abbiamo delle situazioni della pelle interessata, Pumon Istamine in tutte quelle situazioni in cui è la mucosa respiratoria interessata. Ma è implicato anche in qualche modo il sistema immunitario nell'allergia, quindi certo. È possibile intervenire così sulla regolazione del sistema immunitario da un punto di vista omeopatico? Certo, certamente, questo è un po' a cavallo tra la situazione acuta e la prevenzione. D'accordo, allora parliamo anche di prevenzione. Ecco, diciamo che se i primi medicinali che ho detto servono solo per le situazioni acute, già l'utilizzo dei modulatori dell'istamina e degli antinfiammatori può essere utilizzato in prevenzione. In prevenzione possiamo anche utilizzare dei composti omeopatici che sono a base di alcune citochine responsabili della bilancia immunitaria. Cosa possiamo dire in generale? Che noi abbiamo due gruppi di linfociti, TH1 e TH2. Quando i TH1 sono aumentati rispetto ai TH2 vuol dire che il bambino è predisposto alle allergie. Allora, è un'immunologia che non vi tocca sapere, no. Ma insomma, quando uno le cose le sa, vi viene anche voglia di raccontarle. Dal vostro punto di vista possiamo dire molto semplicemente: una sregolazione verso un certo tipo di linfociti causa, predispone all'allergia. Sì. Una sregolazione verso un altro tipo di linfociti predispone, per esempio, alle malattie infiammatorie croniche, alle artriti. Quindi questi tipi di sregolazione sono in qualche modo una causa favorente. Sì. E tu lavori contro questo, giusto? Certo, cerchiamo di rimettere in equilibrio la bilancia tra TH1 e TH2. Chiaro. Questo chiaramente è un lavoro che può essere fatto in prevenzione. Un'altra cosa che possiamo fare con dei medicinali omeopatici, ma che in realtà è lo stesso meccanismo che noi utilizziamo quando facciamo una desensibilizzazione orale allergica classica nei nostri pazienti, è cercare di rendere meno estraneo un allergene in modo che il nostro organismo reagisca in maniera meno forte, okay? Meno potente.
E questo è possibile se però il bambino in questione è allergico a un allergene o uno è prevalente su tutti gli altri. E devi anche sapere qual è, cioè nel senso devi aver fatto le prove allergiche e dire ok, c'è una positività solo per esempio per il l'olium piuttosto che la parietaria, ecco, una unica sensibilizzazione. In questo caso cosa succede? Che noi mesi prima cerchiamo di dare delle dosi molto diluite, molto dinamizzate di questo allergene, ad esempio un mix di pollini, no? Se un bambino è allergico alle graminacee, in modo che l'organismo si abitui pian piano a reagire e non abbia quelle reazioni di intensità importante che invece causano ad esempio una crisi d'asma oppure una rinocongiuntivite intensa. Oppure mi viene in mente, per chi è allergico agli acari, potremmo usare blatta, ok? Blatta è lo scarafaggio, perché più o meno si comporta nella stessa maniera che gli acari della polvere. Chiaro, però evidentemente alcune di questi trattamenti, quelli in fase acuta, si possono probabilmente iniziare subito, quelli in via preventiva per la primavera avremmo dovuto iniziarli tempo fa. Per la Quando è il momento giusto per iniziare? Diciamo che dopo la metà di gennaio conviene iniziare a partire se uno ha un'allergia stagionale, soprattutto al gruppo delle graminacee, che comincia a fiorire a marzo. Diciamo che un paio di mesi prima della fioritura conviene partire con questa terapia. Quindi possiamo anche dire che per gli allergici di primavera in questo momento c'è spazio solo per una terapia in acuto, mentre invece chi è allergico agli acari della polvere, alle allergie tipicamente invernali, già da settembre-ottobre può farsi sentire per iniziare un trattamento corretto. Chiaro. E poi, e così ti passo la palla per l'ultimo argomento, c'è anche un discorso di costituzione. Possiamo fare un discorso di costituzione per dire io non sono allergico? Sì, possiamo fare un discorso di predisposizione, forse è una parola che capite meglio, cioè ci sono dei soggetti che sono geneticamente predisposti o per familiarità, quasi sempre per familiarità, oppure per caratteristiche particolari, no, del proprio organismo all'allergia. In questo caso noi possiamo agire da un punto di vista omeopatico per cercare di riequilibrare un organismo che in quel momento non è in benessere completo psicofisico e quindi è più soggetto agli insulti dall'esterno, qualunque esso sia l'insulto esterno. In questo caso può essere un'allergia oppure potrebbe essere un virus o un batterio. Cioè quando noi non siamo a posto, non siamo in forma, è più facile che arrivi un virus o un batterio e noi ci ammaliamo, ed è più facile che noi abbiamo una reazione allergica importante. In questo caso noi possiamo utilizzare dei medicinali omeopatici per cercare di riequilibrare il nostro organismo e per cercare anche di fare in modo che se il soggetto è allergico e qualche manifestazione clinica ce l'ha, sia meno intensa e sia più diradata nel tempo, sia meno frequente. Chiaro, quindi abbiamo trovato sostanzialmente quattro situazioni delle quali il farmaco omeopatico nelle mani di uno specialista, si capisce, certo, può essere utile per contenere le allergie. Abbiamo detto le forme acute, abbiamo detto la riduzione dell'infiammazione, della reattività dell'organismo, abbiamo detto la prevenzione e abbiamo detto il riequilibrio della costituzione generale. Molto bene. Seguiteci e andremo avanti su questo filone. Abbiamo già fatto un video sulla omeopatia pediatrica in generale, quindi su quali sono le basi, i presupposti per cui l'omeopatia può essere data ai bambini. Proseguiremo con altri video su questo argomento. Diteci il vostro interesse, diteci anche quali sono le vostre richieste in merito. Se avete patologie particolari, le affronteremo anche da un punto di vista omeopatico. Alla prossima. Arrivederci.